Cari figliuoli, sento le vostre voci. Parole semplici di un uomo semplice, che fanno però il giro del mondo. La mia è una voce sola, ma riassume la voce del mondo intero. Parole che sanno toccare il cuore di milioni di persone. Stamattina è stato un spettacolo che neppure la Basilica di San Pietro, che ha 4 secoli di storia, non ha mai potuto contemplare. Parole rivoluzionarie di un uomo che è stato in grado di cambiare la Chiesa Cattolica. Il mondo è rappresentato. Si direbbe che persino la luna si è affrettata stasera, osservatela in alto, a guardare a questo spettacolo. Vi è che noi chiudiamo una grande giornata di pace, di pace. Gloria a Dio e pace agli uomini di buona volontà. Sono queste le parole di Papa Giovanni XXIII, il Papa buono, rivolte alla folla che agita le fiaccole in piazza San Pietro. Quello di Papa Giovanni è un discorso improvvisato, davanti a una folla enorme raccolta a piazza San Pietro per l'apertura del Concilio Vaticano II. La Chiesa, dopo Papa Giovanni XXIII, non sarà più la stessa. Ripetiamo spesso questo augurio e quando possiamo dire che veramente il raggio, la dolcezza della pace del Signore ci unisce e ci prende, noi diciamo: ecco qui un saggio di quello che dovrebbe essere la vita sempre di tutti i secoli e della vita che ci attende per l'eternità. Angelo Roncalli non è certo un rivoluzionario, è anche un uomo molto anziano. Ciò nonostante, intuisce perfettamente che il nodo per la Chiesa è fare i conti con la modernità. Dopo che la Chiesa per un lunghissimo periodo ha costituito una torre d'avorio dentro la società, guardando alla modernità come qualcosa di sospetto, Giovanni intuisce, ripeto, pur essendo lui stesso un uomo anziano e non particolarmente incline alla modernità, tuttavia capisce perfettamente che senza misurarsi con le novità del secolo, la Chiesa non potrà avere quel ruolo planetario che lui vuole assicurargli. Ed è per questo che nei pochi anni del suo pontificato, con grande forza e qualche spregiudicatezza, affronterà uno dopo l'altro tutti i temi della modernità. Papa Giovanni è capace di muoversi all'interno della struttura millenaria e rigidissima della Chiesa Cattolica con un'apparente semplicità contadina ed è in grado di portare una ventata incredibile di novità. Angelo Roncalli giunge al soglio pontificio nel 1958, assumendo il nome di Giovanni XXIII. Il suo, nell'intenzione dei cardinali, dovrebbe essere un pontificato di transizione, ma non sarà così. È la fine degli anni 50 e Papa Roncalli
non vuole che la sua Chiesa rimanga indietro. Omini potentis, patris et fili. Un Papa che si fronteggia con le novità tecnologiche, un Papa che compie gesti spettacolari, un Papa che frequenta la televisione, pur avendo intimamente un grande cantore, una grande semplicità, un grande rapporto con le cose vere e anche un grande rispetto per coloro che la tecnologia sanno manovrare, perché lui assiste quasi stupefatto alla moltiplicazione della sua parola attraverso il cinema, attraverso la radio, ma soprattutto attraverso la protagonista della seconda metà del secolo, la televisione. 100 anni fa, per la festa di Santa Francesca Romana, si benedicevano le carrozze. Oggi Piazza San Pietro è invasa dalle macchine. Si ripete aggiornato un rito antico. Il gesto benedicente del Santo Padre vuole accomunare l'uomo e il mezzo meccanico che gli è compagno di tutte le ore. Ehi tu, ragazza cioccolata, vieni e tu parti con me. Nel 1958, l'anno dell'elezione di Angelo Roncalli al soglio pontificale, l'Italia ha ormai riparato gran parte delle ferite della guerra. Bella, stasera sarai bella, bella e ballerai con me. Dal 1953 l'economia si è messa a correre e l'Italia diventa non solo la produttrice, ma una grande consumatrice di beni di consumo moderni, di attributi della modernità che le persone comuni usano per potenziare la propria esistenza. Un'esistenza che negli stessi anni è contraddistinta da una grande mobilità, la mobilità territoriale di chi si muove dal sud verso il nord o dalle campagne verso le città, e la mobilità sociale di chi smette di essere un contadino e diventa operaio o lavora nei servizi e diventerà impiegato. Papa Giovanni indice il Concilio Vaticano II come risposta della Chiesa Cattolica del Novecento alla modernità, che fino ad ora è stata vista con sospetto e con ostilità. La Chiesa deve scendere tra gli uomini, tutti gli uomini di buona volontà. Papa Giovanni crede che le novità del mondo moderno siano una sfida positiva per la Chiesa. Così come il progresso scientifico e tecnologico, i diritti dell'uomo e la stessa separazione tra lo Stato e la Chiesa. Con Papa Giovanni, la Chiesa entra nella storia. Non è più un organismo immutabile, come voleva il cattolicesimo intransigente. È talmente moderna la Chiesa di Papa Roncalli da proporre una sorta di ecumenismo tecnologico. Giovanni XXIII è il primo Papa televisivo. La televisione, molto più del cinema e della radio, rappresenta la modernità. Ha un potenziale enorme. Giovanni lo sa e capisce che con il nuovo mezzo di comunicazione di massa le sue parole possono andare ben oltre la folla di Piazza San Pietro. La RAI ha trasmesso con successo in diretta in tutta Europa le Olimpiadi di Roma del 1960. Giovanni XXIII non ha voluto mancare nemmeno questo appuntamento, dando la sua benedizione a tutti gli atleti riuniti solennemente in Piazza San Pietro. È un evento grandioso, ma il Concilio lo sarà ancora di più. La RAI trasmette la giornata di apertura del Concilio. Il Papa lo definisce uno spettacolo. Il primo spettacolo in mondovisione.
Già Pio XI, pontefice nel periodo del ventennio fascista, aveva usato i nuovi mezzi di comunicazione per divulgare la fede cattolica. Il pontefice si fa conoscere dalle masse di tutta Italia e non solo, attraverso i cinegiornali dell'Istituto Luce, l'ente cinematografico fondato da Mussolini nel 1924. Il Luce segue gli eventi cruciali della politica, tra questi la firma dello storico concordato tra Regno d'Italia e la Santa Sede nel 1929. Dopo di lui, Pio XII era stato protagonista nel 1942 del Pastor Angelicus. Il film viene girato in piena guerra e mostra il pontefice Pio XII, eletto al soglio pontificio nel 1939, come un padre caritatevole e come una guida non più autoritaria, ma autorevole. Uno straordinario lungometraggio dedicato al Papa che rimane scolpito nella memoria degli italiani come un grande papa, ma, come dire, collocato a una grande distanza. Un papa assorto, un papa pensieroso, la figura di Pio XII così alta e magra, così severa, così propria di un padre rigoroso, di un padre severo, è un'immagine che sicuramente incute rispetto, ma è un'immagine lontana dal cuore delle persone. Sarà il suo successore, Giovanni XXIII, ad accorciare questa distanza. Giovanni XXIII non parla più alle masse, ma alle persone. La mia persona conta niente. È un fratello che parla a voi, diventato padre per la volontà di nostro Signore, ma tutti insieme, paternità e fraternità e grazie di Dio. Tutto, tutto. Nel discorso di apertura del Concilio Vaticano II, l'11 ottobre 1962, Papa Giovanni è diretto, appassionato e incisivo. Il linguaggio semplice lo avvicina ancor di più ai suoi fedeli. È un fratello che dice: continuiamo dunque a volerci bene così, guardandoci così nell'incontro. Papa Giovanni inaugura così una comunicazione non più recitata, ma vissuta. Poi, d'altro cosa volete che io vi aggiungo? È più importante per chi si trova al posto mio saper tacere che saper parlare. E parlare con misura, parlare con garbo, parlare con rispetto per tutti gli altri. Si dice, ma il Papa rappresenta, diciamo, il governo, per così dire, la direzione della Chiesa Cattolica, ma per sé, se andate al fondo, se credete nel Vangelo e se ritenete che sia degno di rispetto anche per l'esperienza di 20 secoli, non si può negare
che il compito del Papa non è chiuso unicamente a quelli che sono, hanno la professione, diciamo, cristiana e cattolica particolarmente, ma è il cuore suo deve espandersi. Se rappresenta nostro Signore Gesù Cristo, evidentemente lo deve rappresentare in tutto. Il Papa buono, così viene ricordato dai fedeli, è giunto al soglio pontificio già vecchio. È un uomo umile, nato in una famiglia di mezzadri del Bergamasco. Angelo Roncalli decide di seguire la sua vocazione e viene ordinato sacerdote nel 1904. Nello stesso anno si laurea in teologia. Ha solo 23 anni. Anche se studio e preghiera sono la sua regola, il giovane sacerdote è affascinato dal mondo. Dopo l'esperienza di cappellano militare durante la guerra, è inviato nel 1921 a Roma a presiedere il Consiglio Romano della Pia Opera per la Propagazione della Fede, dove si occupa delle missioni e a cui si dedica anima e corpo. Viene ordinato vescovo e inviato in Bulgaria nel 1925 e qui si adopera per una collaborazione con la Chiesa Ortodossa Bulgara. Dal 1934 è a Istanbul come delegato apostolico. Impara il turco e lo usa per la lettura del Vangelo e per la benedizione conclusiva della messa. Questa è una novità assoluta che desta malumori negli ambienti cattolici più tradizionalisti. Durante la Seconda Guerra Mondiale gioca di diplomazia ed è in grado di mantenere buone relazioni con entrambe le parti belligeranti. Si impegna di persona per salvare molti ebrei, che considera parenti e concittadini di Gesù. In piena guerra è inviato come nunzio apostolico a Parigi. Ha 63 anni e la sua è stata una carriera molto intensa. I suoi molti viaggi all'estero gli hanno permesso di avere una prospettiva privilegiata sul mondo e sulle culture più diverse. La Francia è un paese ricco di nuovi fermenti, anche all'interno del cattolicesimo. Angelo Roncalli, seppur cauto, prova grande interesse per ogni novità. A 72 anni viene ordinato cardinale. È il 1953. La sua nuova sede è Venezia. È quasi un ritorno a casa, vicino alla sua Bergamo. Il cardinale Roncalli è convinto che questa sia la sua ultima missione pastorale. Il suo stile pastorale è nuovo, paterno e affettuoso. Ha un gran rispetto delle severe prescrizioni del Vaticano. Ma Angelo Roncalli cerca sempre un motivo per qualche innovazione, senza mai mettere in discussione i fondamenti della tradizione cattolica. Non è un rivoluzionario, ma è un uomo, seppur anziano, che ha un'idea precisa del tempo presente. Non ha preconcetti ed è aperto ad ogni discussione. Nel 1957 arriva ad inviare un messaggio di augurio al 32esimo Congresso Nazionale dei Socialisti, riunitosi a Venezia. Nel suo messaggio invita i socialisti a appoggiare tutti i loro sforzi su buone volontà sincere e su intenzioni rette e generose. Anche questa volta le reazioni delle gerarchie vaticane non si fanno attendere.
nel 1958, muore Pio XII, dopo quasi 20 anni di pontificato. I cardinali si riuniscono nel conclave nella Cappella Sistina. Il mondo attende con ansia il nuovo Papa. Tutto è ormai pronto nel sacro recinto del conclave. Qui 51 cardinali indicheranno il nuovo vicario di Cristo. In questa stufa verranno bruciate le schede delle votazioni. Se il Papa non sarà stato eletto, le schede miste a paglia inumidita e pece daranno una fumata nera. Ancora qualche estraneo è ammesso negli ambienti del conclave. Tra qualche ora, con la rituale frase extra omnes, nessuno potrà più entrarvi sino a che il pontefice non sarà stato eletto. I principi della Chiesa fanno il loro ingresso nella Basilica di San Pietro per assistere alla Santa Messa de Spiritu Santo, che sarà officiata dal Cardinale Tisserand, decano del Sacro Collegio. Nel pomeriggio di sabato 25 ottobre i cardinali hanno raggiunto la Cappella Sistina. Vi rimarranno separati dal mondo sino a che non avranno indicato il nuovo successore di Pietro. E la grande attesa incomincia. Domenica mattina verso le 11, dal fumaiolo della Sistina si leva una nube bianca. Viva il Papa, si grida. Ma altro fumo, denso e nero questo, viene a deludere l'esultanza popolare. Nel pomeriggio la folla si moltiplica. In piazza San Pietro si assiepano non meno di 200.000 persone. Ancora una volta la fumata nera avverte che l'esito delle votazioni è stato negativo. Ma ecco infine il martedì pomeriggio, una breve e candida fumata annunziare al mondo che la Chiesa Cattolica ha il suo nuovo supremo reggitore. Il cardinale Angelo Roncalli, il 28 ottobre 1958, viene eletto Papa con il nome di Giovanni XXIII. Annuncio papi, Gaudi Magnum, habemus papam. È un'elezione inattesa, quella di Angelo Roncalli. Ha già 76 anni e i cardinali pensano a un pontificato di transizione che non avrà grandi conseguenze sulla storia del Vaticano. Succederà esattamente il contrario. Il brevissimo pontificato di Papa Giovanni avrà enormi ripercussioni sul mondo intero. Giovanni XXIII sarà in grado di lasciare un segno indelebile nella storia della Chiesa Cattolica. A differenza del suo predecessore, il severo Pio XII, Papa Giovanni inaugura un nuovo stile pastorale. Il suo linguaggio è schietto e diretto. Parla la lingua del popolo. Il Papa non sembra più essere distante, proveniente da un altro mondo, ma è un fratello con cui si può parlare, dialogare. Un fratello che capisce i problemi della gente e del mondo moderno. Ultimata la benedizione, Giovanni XXIII saluta i fedeli con un gesto paterno e umanissimo. E in quel gesto toccante nella sua semplicità, la folla avverte che è racchiuso in sintesi il carattere più genuino e profondo di questo Papa nato di umile gente. Giovanni XXIII, seppure anziano, è un uomo moderno, acuto, attento ad ogni minimo cambiamento della società. Il mondo è in pieno fermento e il Papa non sta con le mani in mano. In quanto Papa, Giovanni XXIII è anche il vescovo di Roma, ruolo che il nuovo pontefice vuole ricoprire in pieno. Fa scoprire subito ai romani il suo nuovo stile pastorale visitando gli ospedali e le carceri.
giorno di Natale del 1958, si reca all'ospedale dei bambini, il Bambin Gesù, dove distribuisce doni ai piccoli malati. Di Roma, qui il Papa, e parla spesso, ma parla spesso, si direbbe, ci vorrebbe, diciamo, un materiale ricchissimo per comunicarlo alla sua lingua e da quella poi nel cuore. Ma io vedo e cerco e spio e ascolto di qua e di là che cosa è più opportuno, ma vedo bene che è ancora alla carità che bisogna che ci rivolgiamo. Per quanto concerne il passato, vogliamo tener conto del meglio che il cristianesimo, che la civiltà cristiana ci ha dato. Per quanto riguarda il presente, siamo pronti ad operare, a cercare tutte le forme perché questa giovinezza, questa puerizia, che è il sorriso della vita, cresca e insomma cerchi di farsi onore, dico quanto noi, e passi anche al di sopra di noi. Adesso mi avete messo in condizione anche di dire qualche parola, mi pare che questo basterà perché si possa credere ai medici quando dicono sì, il Santo Padre ha avuto qualche piccolo, si vede qualche piccolo disturbetto qua e là, ma insomma si vede bene che non gli manca niente, né dalla parte dei sensi, da parte degli occhi, né da parte della lingua, né specialmente vorrei che non mi mancasse proprio niente dalla parte del cuore, perché è proprio quell'evento che è il più prezioso, che è il più bello, che il Signore benedice. Giovanni XXIII esce spesso dal Vaticano. Fra i gesti più forti del suo pontificato c'è la visita a Regina Coeli, il carcere di Roma, una visita che vorrei ricordare compirà anche Giovanni Paolo II nel corso del suo pontificato. Però qui siamo a qualche cosa che non era mai successa prima. Si tratta di celebrare la messa nel carcere. Nel centro del carcere, nel centro della sofferenza, una sofferenza che peraltro si era inaugurata con Gesù Cristo, quindi è una sorta di rievocazione delle celebrazioni della passione in luoghi di passione. Una cosa che strazia il cuore ancora oggi. E quindi attraverso questo evento dentro Regina Coeli, moltiplicandosi attraverso i continui specchi degli schermi televisivi di tutto il mondo, Giovanni XXIII parlò alla sofferenza in quanto tale, alla sofferenza nel mondo contemporaneo, di cui l'universo carcerario è solo un aspetto, ma c'era di più, c'era quel tipo speciale di sofferenza che fa parte della vita dei paesi sviluppati. Poi la preghiera che vi faccio, l'ultima, la prima lettera che scrivete adesso a casa vostra deve portare la notizia che il Papa è venuto in mezzo a voi e che vi promette, anche lui dice il suo rosario e quindi fa passare bene i grani della sua corona, dice la sua messa, che si impegna a speciali intenzioni per ciascuno di loro, le vostre mogli, le vostre sorelle, le vostre... Ma il momento più importante del pontificato di Giovanni XXIII deve ancora arrivare. Quello che doveva essere un pontefice di passaggio e apparentemente innocuo è invece una bomba che sta per far saltare molti fondamenti radicati da secoli nella Chiesa cattolica.
Papa Giovanni, nel gennaio 1959, annuncia ai cardinali che ha intenzione di indire un concilio ecumenico. L'annunzio del concilio ecumenico Vaticano II è un'assoluta sorpresa. Spiazza anche all'interno della curia moltissimi prelati. È il segno tangibile di una chiesa che sta cercando il suo rinnovamento in una forma largamente partecipata, chiamando a raccolta tutto lo Stato Maggiore della Chiesa nella sua basilica più importante. Papa Giovanni vuole lasciare il segno del suo pontificato, mettendo la Chiesa nella condizione di potersi rinnovare e adattare al mondo moderno. L'unico mezzo che ritiene possibile è il concilio, la riunione a Roma, a San Pietro, di tutti i vescovi. Nonostante uno stato di salute già compromesso, prima del concilio intraprende un viaggio apostolico al santuario di Loreto e alla tomba di San Francesco d'Assisi. Anche questa è una cosa che oggi ci può sembrare ovvia, però è la prima volta che un pontefice si muoveva da Roma. E che mezzo sceglie Giovanni XXIII per andare a Loreto? Sceglie il treno. Alla vigilia della storica Assise, il Papa parte dal Vaticano verso il santuario pontificio di Loreto sul mare Adriatico. Giovanni XXIII, attraverso questo viaggio, non soltanto si reca a Loreto, la sua destinazione, ma compie un vero bagno di folla, perché lungo il percorso del treno, spontaneamente, le persone si assiepano ai bordi della ferrovia per veder passare il Papa, ecco. Con quel tanto di stupore negli occhi e l'emozione di un grande evento che prima di allora era stato riservato solo alle auto polverose della Mille Miglia e ai ciclisti del Giro d'Italia. È il primo treno papale che attraversa l'Italia. Duemila cardinali arrivano a Roma da tutto il mondo. Con il discorso Gaudet Mater Ecclesiae, Giovanni XXIII, l'11 ottobre 1962, apre il Concilio Vaticano II. Nella navata centrale della Basilica di San Pietro, di fronte a oltre 2000 vescovi, a circa 50 osservatori di chiese protestanti e anglicane e sotto gli occhi di gran parte dell'umanità. Era dal 1870 che non si celebrava un altro concilio. Generalmente nei concili, compreso quello del 1870, il Concilio Vaticano I, nei concili si stabilivano dei nuovi dogmi della Chiesa Cattolica. Nel Concilio Vaticano II non si stabiliranno dei nuovi dogmi, ma sarà un incontro di lavoro per stabilire le nuove forme della presenza cristiana nella modernità. Giovanni spiega come vuole il concilio. Un concilio a carattere preminentemente pastorale, che sappia cercare il bene nel nuovo momento storico che la società umana sta attraversando. Thank you.
un evento straordinario anche per il modo, ecco, nel quale questo tema della modernità viene così collegialmente affrontato, diciamo, dagli alti gradi della Chiesa. Venerabiles fratres, gaudet mater ecclesia. È una discussione che ha il massimo di pubblicità possibile, compatibile con la tradizionale riservatezza della Chiesa. È inserito il Concilio in un grande evento di preghiera e i padri conciliari siedono nella Basilica di San Pietro, trasformata in una sorta di aula per le loro conferenze. E fuori della basilica il popolo cristiano sente profondamente la novità di questo evento e partecipa a questa celebrazione, in cui intravede anche gli elementi dello spettacolo, dell'evento mediale nel quale da tutto il mondo arrivano i vari cardinali, c'è una intensa migrazione di quadri, di dirigenti della Chiesa che vengono da ogni parte del mondo, e il popolo cristiano capisce, intuisce in maniera confusa che si tratta di una grande novità. Concilio si apre la sera, è notte, si vede dalle immagini, ci sono le fiaccole, c'è una Roma ormai immersa nel buio, ma con tutte le luci artificiali delle automobili, delle case, dei palazzi. In questa sera in cui si è inaugurato il Concilio, Giovanni XXIII si rivolge al popolo di Roma che affolla Piazza San Pietro. Cari figlioli, sento le vostre voci. La mia è una voce sola, ma riassume la voce del mondo intero. Qui tutto il mondo è rappresentato. Si direbbe che persino la luna si è affrettata stasera, osservatela in alto, a guardare a questo spettacolo. Vi è che noi chiudiamo una grande giornata di pace, di pace. Gloria a Dio e pace agli uomini di buona volontà. Ripetiamo spesso questo augurio, e quando possiamo dire che veramente il raggio, la dolcezza della pace del Signore ci unisce e ci prende, noi diciamo: ecco qui un saggio di quello che dovrebbe essere la vita sempre di tutti i secoli e della vita che ci attende per l'eternità. In queste parole c'è la risposta al vostro omaggio. La mia persona conta niente, è un fratello che parla a voi, diventato padre per la volontà di nostro Signore, ma tutti insieme, paternità e fraternità e grazie di Dio, tutto, tutto. Fa un discorso largamente fuori dal protocollo, in cui insieme al popolo cristiano c'è un congratularsi a vicenda di questo primo passo compiuto, e quindi è un discorso in cui la serenità
e la gioia profonda del Papa fanno capolino all'esterno più che in altre occasioni. E sarà qui che, rompendo ogni protocollo, con parole di una semplicità straordinaria, Giovanni XXIII parlerà dei compiti dei cristiani una volta tornati a casa, che sono quelli di asciugare le lacrime di chi ha qualche dolore, qualche amarezza, e soprattutto quella di dare, di fare una carezza ai bambini che sono rimasti a casa e comunicare così, attraverso questa carezza, l'amore che loro reca il Papa. Una grande partecipazione alla famiglia, ai problemi degli uomini e delle donne comuni nella loro dimensione familiare, che trova posto così, con grande semplicità, incastonato in questa complessa corona che è l'evento pubblico del Concilio. Continuiamo dunque a volerci bene così, a volerci bene così, guardandoci così nell'incontro, cogliere quello che ci unisce, lasciar da parte quello, se c'è qualche cosa che ci può tenere un po' in difficoltà. Niente, fratres sumus, stamattina è stato un spettacolo che neppure la Basilica di San Pietro, che ha 4 secoli di storia, non ha mai potuto contemplare. Apparteniamo quindi ad un'epoca nella quale siamo sensibili alle voci dall'alto e vogliamo essere fedeli e stare secondo l'indirizzo che il Cristo benedetto ci ha fatto. Fede, speranza, carità, amore di Dio, amore di fratelli, e poi tutti insieme aiutati così nella santa pace del Signore alle opere del bene. Tornando a casa troverete i bambini, date una carezza ai vostri bambini e dite: questa è la carezza del Papa. Troverete qualche lacrima da asciugare, fate qualche, dite una parola buona. Il Papa è con noi, specialmente nelle ore della tristezza e dell'amarezza. E poi tutti insieme ci animiamo, cantando, sospirando, piangendo, ma sempre, sempre pieni di fiducia nel Cristo che ci aiuta e che ci ascolta, continuare e riprendere il nostro cammino. Così dunque, vogliate attendere alla benedizione che vi do e anche alla buonanotte che mi permetto di augurarvi. Giovanni XXIII è molto contento che sia cominciato veramente il Concilio, che sia andato bene, ed è al tono di una persona che ha combattuto in questa giornata la sua buona battaglia. È contento, è stanco, ma contento. Papa Giovanni non vedrà la conclusione del Concilio, ma il suo messaggio è ormai inarrestabile. L'11 aprile 1963, con l'enciclica Pacem in Terris, invita i cattolici a collaborare con movimenti e idee finora condannate dalla Chiesa, ma che invece possono farsi interpreti delle giuste aspirazioni della persona umana. Anche stavolta sposta il discorso dal piano teologico e filosofico a quello storico, alla realtà attuale. L'enciclica è una sorta di dichiarazione dei diritti e dei doveri del cittadino del mondo. Si parla della dignità dell'uomo, di solidarietà, ma con riferimenti alle conquiste del mondo moderno, ai diritti delle donne, alla decolonizzazione, all'ascesa economica delle classi lavoratrici, alle conquiste delle costituzioni nazionali.
vuole essere una speranza per tutti i popoli, in un'epoca in cui il pericolo atomico è sempre in agguato. Ed è un messaggio rivolto persino ai non credenti. Papa Giovanni muore il 3 giugno 1963. La folla lo ha assistito dalla piazza in tutti i giorni di agonia. Finisce così uno dei più brevi e rivoluzionari pontificati della storia. Cosa è successo da allora al mondo cristiano? E cosa ha rappresentato il Concilio di Papa Giovanni? Trent'anni dopo il Concilio, al tempo di Giovanni Paolo II, il cattolicesimo è la confessione religiosa più diffusa e organizzata al mondo. Nonostante la fine del potere temporale nel 1870, la Chiesa di Roma è presente come autorità spirituale nei 5 continenti. Dentro le mura vaticane, il Papa è un monarca che può contare su un'istituzione e una struttura gerarchica che ha superato la prova del tempo. Il Concilio Vaticano II ha aperto la strada a un parziale decentramento dei poteri, ma non ha prodotto alcun nuovo dogma. Ma non è questo ciò che conta. Il successore, Paolo VI, ha saputo interpretare il messaggio di Roncalli, operando una prudente ma decisa trasformazione della Chiesa. Non più e non solo istituzione, ma comunità. È questo lo spirito che volle dargli Papa Giovanni, pastorale e non dottrinale. Nelle innovazioni del Concilio si sentono tanti segni della personalità giovannea, per esempio l'adozione delle lingue nazionali, quindi una chiesa che non parla il latinorum, che non parla un gergo oscuro, universale certo, ma oscuro, ma parla di volta in volta con le lingue delle persone che la seguono. E poi, in secondo luogo, una messa più semplice, una messa parlata nella lingua dei fedeli da un sacerdote che non è voltato soltanto verso Dio dando la schiena ai fedeli,
ma che in alcuni momenti della celebrazione si volge ai fedeli e concelebra con loro, perché i fedeli non si limitano più a assistere alla messa, ma sono parte della messa. E lo stesso sacerdote, un po' come Giovanni XXIII aveva improvvisato la sera del concilio, con lo stesso spirito il sacerdote, quando si rivolge ai fedeli, deve essere in grado anche di cucire al grande mistero della messa la realtà di quella comunità in quel giorno. E quindi si chiede al sacerdote uno sforzo interpretativo, una partecipazione alla vita della comunità in cui sta celebrando la sua messa, che sono largamente inediti nella storia della Chiesa. Il 3 settembre del 2000 verrà beatificato proprio dal Papa, che saprà fare del proprio corpo e persino della propria sofferenza un messaggio ai fedeli, Papa Wojtyla. La ventata di novità da lui portata non riguardava certamente la dottrina, ma piuttosto il modo di esporla. Nuovo era lo stile nel parlare, nell'agire. Nuova la carica di simpatia con cui egli avvicinava le persone comuni e potenti della terra. Tornando a casa troverete i bambini, date una carezza ai vostri bambini e dite: questa è la carezza del Papa. Troverete qualche lacrima da asciugare, dite una parola buona. Il Papa è con noi, specialmente nelle ore della tristezza e dell'amarezza. Dunque, rispondete alle mie parole e alle mie benedizioni. Sit nomen Domini benedictum. Oh, no.